Adesso sto in dormitorio perché non c'è niente proprio. Come ti chiami? Pietro. Pietro, da dove vieni? Vieni da Apollonia. Sono molto contento di questo progetto perché già sta qua vicino 10 anni, tanti turisti che dicono Napoli sta molto bella, solo molto sporca. Allora pensiamo e facciamo qualcosa bene da questo progetto. Sono persone a cui si vuole dare attraverso questo progetto Spazza Cammino la possibilità di una reinclusione reale che preveda un minimo di reddito affinché possano in qualche modo soddisfare i loro bisogni appunto di necessità primarie, ma soprattutto prevede un riallacciarsi delle relazioni con le persone, perché in qualche modo il senza dimora ha un passato fatto di rotture brusche, fatto di interruzione di relazioni e di rapporti, quindi è importante ridare queste persone alla comunità. Io sono il più piccolo del gruppo, è una grande cosa e ringrazio tutti di cuore. Quanti anni hai? Io ho 28 anni, è una grande opportunità per non sbagliare, perché purtroppo c'è molta criminalità e per andare avanti uno che ha buona volontà si va avanti con la forza di vivere. Sono molto emozionato e non riesco neanche a parlare. È più frequente uno sforzo organizzativo per organizzare la solidarietà affinché gli ultimi possano ricevere un'opportunità. In questo caso facciamo esattamente il contrario per la prima volta. Proviamo ad organizzare le persone in difficoltà per tendere una mano alla città. E quindi sperimenteremo nei prossimi giorni l'avvio di un progetto che mette insieme 12 senza dimora, che quindi hanno problemi molto seri dall'abitare al sostentamento, ai consumi alimentari. Mettiamo insieme 12 senza dimora per migliorare la manutenzione e la pulizia delle strade a partire dal decumano. Insomma. Lo facciamo a costo zero per l'amministrazione comunale e per tutte le istituzioni, perché è un progetto che si autofinanzia grazie al contributo e al sostegno dei 3 centri commerciali del centro storico che trarranno un evidente giovamento. Adesso in questa postura di un primo passo di lavoro per me ed è buon augurio. Dove vivi? A Cardarelli, all'ospedale Cardarelli. È un po' difficile per il momento, ma speriamo che dopo, se questo progetto cammina, speriamo che è tutto a posto. Dove abiti? Mamma mia, scusa che parla. Dove abiti? Ce l'hai un anno? Museo Cardarelli, solo la strada. Scusa, difficile tutto. Voglio lavorare. Piano piano. Piano piano, bravo. Grazie.